1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prova, mi senti? E scarica la batteria. Che giorno è oggi? Che domanda difficile, 22. 22 dicembre? Sì. Quasi Natale. Ma stiamo già registrando, Stiamo già Spampi? Ok, registrando. scusami, rifacciamo tutto con un po' più di naturalezza. È più naturalezza di È così, no? giusto. Abbiamo detto, oggi è il 22 di giugno. Stiamo partendo per andare dove? Andiamo ragazzi a Bari. Quindi una Milano-Bari, così in un giorno, perché c'è l'avvenimento. Poi noi abbiamo preso il pretesto, capito, di questo matrimonio. Cioè si sposano Smilla e Maglio. Esatto, sì, si sposano Smilla e Maglio. Quindi tu cosa fai? Cioè, già che vai a Giovinazzo, no? Provincia di Bari. Non ce la piazzi una chiacchiera tascabile? Eh sì, ci piazziamo una chiacchierata scabile, un concerto, cioè ci stiamo piazzando Sì, di tutto. tutto. Come si vede? Si Come vede si vede? secondo te Esatto, dietro, si insomma, vede gli sicuramente. accampati? Si vede sicuramente. Quindi, niente, adesso Sì? Sei 850 km per pronto? arrivare. Sono pronto, andiamo. Ma posso guidare io? Vediamo. Ti piacciono gli occhiali? Quando si Bellissimo. parte al mattino e non hai gli occhi, i VIP fanno così. Infatti, però oggi è Non nuvoloso. importa. Va bene, perfetto. Dai, allora ci vediamo più avanti, Più strada avanti. facendo, come cantava Vedrai. vedrai. Come cantava, Come vedrai. cantava vedrai. Va bene. Buon viaggio a Buon noi, viaggio a noi. Spampi. Io Dai. Cinture, l'ho già accensione messo, sono già prontissima. e fuoco. Pronti, partenza via. Già tirato la prima gomitata. Anche io? Ah, perché sono così, io sono larga quando mi metto comoda. Mi dai un indirizzo? Giovinazzo. Se quando... 28 minuti mi dice. Ah, perché hai messo Milano, tesoro. Condizionata. No. Sono grilli? Grilli? Grilli. Da che parte siamo? Più o meno all'altezza di Bologna. Siamo più o meno all'altezza di Bologna. In realtà ci ha fatto uscire dalla tangenziale il navigatore perché c'era un grosso incidente, da quello che abbiamo Sì. capito. Allora, questi primi chilometri fatti. Io sono nervosa. La miseria, È come la manzeria, è mai? La manzeria. la manzeria. No, sono nervosa perché a me non piace come guida la gente. Ancora? Sì. È risuccesso di nuovo? Che ti No, lo hai. succede sempre, quando io salgo in macchina io devo litigare con la gente, perché dove corri? C'è un limite? Dove corri? Dove corri? Camion, cosa superi? Dove corri? Cosa vai in seconda corsia? Stai fermo, stai nella tua. Dove corri? Mamma mia, come sei. No, mi sono proprio guarda mi Ti hanno sposta. fatto innervosire proprio questi svizzeri. Sì, e devo prendere un caffè. Sì, questo è vero. Comunque, arrivo previsto 17:26. Chiaramente ci saranno delle tappe intermedie che rimanete sempre a guardare il video, che non si sa mai. Esatto, ma vi siete iscritti? Cliccato sulla campanella? Vi va di commentare? Cesena, ragazzi, Cesena. Ci sei mai stata a Cesena? Non l'ho vista. Hai detto com'è stata Ci Cesena o...? sei mai stato? Non l'ho vista. Io sì.
Sì, ho anche l'aneddoto di Cesena. Una volta, una decina di anni fa, anche di più, dovevo andare a Riccione, che è vicino qui, no? Rimini, sì. Riccione, cioè ci siamo, è quella zona lì, è la Riviera Romagnola. Cos'è successo? Sono arrivato al limite con la benzina. Ahia. Mi sono fermato a 200 metri dall'uscita di Cesena. E quindi niente, questo è l'aneddoto di Cesena. Tu che non metti le frecce, perché lo so che non sei un indiano, tu hai ragione. Dove corri? Ancona. Ancona. Veramente? Posso scendere? Ancona. Perché io volevo andare a Fano. Comunque, in tutto sì. questo noi stiamo andando a fare sì, anche un'altra sì, cosa, sì, oltre sì, al matrimonio sì, di Smille sì, Maglio. Sì, sì. Ah, no, andando... pensavo volessi raccontare il matrimonio di Smille Maglio. Ah, quello l'abbiamo raccontato prima. Noi stiamo dici dicendo un'altra perché cosa. Dove dici un'altra cosa. Perché appunto noi avevamo in programma il matrimonio di Smille Maglio e... Ciao Smille Maglio, cioè quando guarderete questo video sarete già marito e moglie, sarà fantastica questa cosa. Sì, anche da un po' mi sa perché ce n'è di lavoro. Sì, sì, ad agosto, settembre, l'anno prossimo quando uscirà questo video sarete già marito e moglie. E comunque, e allora siccome poi siamo partiti per il tour, progetti eccetera, abbiamo agganciato la presentazione a Bari, quindi siamo al matrimonio a Giovinazzo, giorno dopo Bari, presentazione, ma destino vuole che... La libreria dalla quale andremo è la libreria in cui Smilla ha passato le sue giornate da studentessa. Quella? No, ma veramente? Sì, perché è di fronte all'università. Quindi Smilla fa, tu non sai i pomeriggi che ho passato lì. Perché gliel'hai detto. Eh sì. Ma grande. Capito? Ma questa non la sapevo. Come si chiama questa libreria? Campus. Campus. Ma Campus, ma è una libreria piccola o una libreria grossa? Lo scopriremo, nel senso che io lei l'ho conosciuta qualche anno fa, quando organizzavo le maratone con i librai in estate e a Natale, no? Ti ricordi le dirette su Facebook, così, dei consigli di lettura, e lei aveva partecipato ad un paio di dirette con i suoi consigli, quindi non, ti direi una cosa per un'altra, non so quanto sia grande la sua libreria, so che sono curiosissima, e poi appunto altro che sei gradi di separazione, ci stiamo comunque andando in un luogo, il matrimonio di una nostra amica, cioè di una coppia di nostri amici, e stiamo andando nella loro libreria, cioè nella libreria in cui loro sono cresciuti. Figo. Siamo arrivati in Puglia. È bellissimo. Guarda le pale. Eh sì, qua sono giganti. Sei mai stata sotto una pala eolica tu? Sai che no. Io sì, vi metto una foto qui. Ma scusami, come hai fatto a finire sotto una pala eolica? Perché quando suonavo con la Woody abbiamo fatto... non mi ricordo se è una settimana o due sabbatiche a Troia, in provincia di non mi ricordo come si chiama quella città, pensate a Troia, dove fanno il vino? Troia. Cercano, momento Google, cerca Troia, vediamo che cosa esce fuori. Posso scrivere Troia? Vai. Su Google proviamo, metto città Troia. Okay, ah, un comune in provincia di Foggia. Esatto. Siamo stati un paio di settimane in provincia di Foggia a comporre il nuovo album. Ma dai! Che tra l'altro era tutto un album elettronico, c'erano dentro degli strumenti particolari. Casa di uno dei componenti della Woody era praticamente in una zona piena di pale eoliche. Quindi un giorno siamo fatti una camminata in mezzo ai campi e ci siamo ritrovati sotto le pale eoliche. Che effetto fa? Cioè ti senti grosso così? È enorme, minuscolo. È una roba gigantesca. Ah, sì. Va bene, comunque ci manca ancora un'oretta e mezza. Siamo quasi, perché in realtà non è Bari la prima tappa, ma Giovinazzo. Giovinazzo, terra di mia nonna e bisnonna. Sì. Da quant'è che non vai a Giovinazzo? Ma 36, 6, 5, 6 anni. Ci sono nato una volta probabilmente nella mia vita, ma non me la ricordo. Ma mi ricordo che è molto bianca come città. Sì, sì, io ci sono stata anni fa quando ero in tour sempre per il libro, in realtà dovevo andare in Calabria, quindi abbiamo fatto tappa Giovinazzo,
ha questi vicoletti strettini, questo bianco pazzesco. Sì, cioè, sì, ti sì. viene voglia di fotografare qualunque cosa, Giovinazzo. Infatti, faremo delle faremo foto? Anche delle foto, sì. Che cazzo è? La scena più assurda alla quale avete partecipato in un matrimonio, la cosa più strana, più folle, la cosa più bella. Io ce l'ho. Tu ce l'hai? Cosa hai fatto al matrimonio? Non so. Non so se voglio sapere. Ho suonato in un matrimonio dove tutti quanti gli uomini del matrimonio avevano una parrucca di Mozart in testa. Quindi erano tutti vestiti in giacca e cravatta. Ma perché erano appassionati di musica? No. Erano dei writer in realtà. Ah, ma io sto pensando cose strane. Ah sì, però questa non posso dirlo. Avete presente gli imbucati alla festa? Ecco, quindi due persone non invitate hanno trovato l'indirizzo del ristorante e si sono presentate e si sono sedute al tavolo. E gli hanno dato a mangiare comunque? Sì. Perché sono rimasti spiazzati dicendo: ma che faccio? Sì. Hai capito? Ma erano amici degli sposi, immagino, erano proprio degli sconosciuti totali. Beh, sai, c'è il film, quello del matrimonio, dove ci si imbucano ai matrimoni. Sì, qual era? Non mi ricordo. Ah, sì, quelli che avevano fatto Starsky e Dutch. Sì. Erano i due attori, Wills, Rizron, esattamente. Bene, loro. Beh, comunque la cosa dei matrimoni. Guarda le pale. Guarda le pale! Guarda le pale. Ma in tutto questo, tu suoni? Io suono. Domani? Torni a suonare? Sì. A un matrimonio dei tuoi amici? Sì. Con due musicisti? Sì, altissimo. No, tra l'altro con i quali hai già fatto due date, no? Sì. siete chiamati i Maneschi, con te al Caon, Raffaele Cole era la tromba, i più... Secondo me hanno in mente Raffaele perché nel primo giro di lockdown 2020, se avete in mente la scena del trombettista che dalla finestra di casa inizia a suonare la tromba nel silenzio di una città immobile e sospesa, a parte a livello proprio, cioè la potenza di quel momento lì, poi lo si conosceva già, faceva già un milione di cose, cioè Raffaele suona da sempre, perché lui in culo non ha il biberon della tromba, capito? Sì, è vero, libera una forma di tromba. Esatto, quindi però ha iniziato ad essere conosciuto ancora di più per questa cosa, e poi invece con Alessi Cardi alla chitarra. Dai, scusami, posso fare quella cosa che sto imparando a fare? Fai quella roba qui, questo. No, ma questo no, perché no. Prendere in giro. Vai. Da. Siamo arrivati a Giovinazzo, ragazzi. Ah, ma noi stiamo registrando. Incredibile. Ci siamo. 100 metri. Ci sono grilli da quando siamo partiti. Tecnicamente sì, è qua, infatti siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati, è ufficiale, siamo arrivati. Metto le quattro frecce perché siamo sul passo, però. Ah, siamo sul passo? Sì. Ok. Bella, allora noi siamo arrivati ufficialmente a Giovinazzo, quindi da qui parte tutto quanto. È tutto già partito quanto. 9 parte ore fa. Tutto il nuovo... Parte di più, partissimo. Ci vediamo dopo, si sta scaricando tutto, ciao. Video,
partito? È un video è partito. Siamo arrivati. Ragazzi, ma Giovinazzo, aspetta, facciamo vedere. Aspetta. Vabbè, qua adesso si vede solo il mare. Mi giro un po' di là, ragazzi. Meraviglioso, bianco, violetti. Poi vi faremo vedere altri video ovviamente, ma adesso stiamo andando a brindare agli sposi e poi chissà cosa succede, ma vi racconteremo. Tutto. Pazzi. Eccoci. Ci siamo. Di nuovo. Dove stiamo andando questa volta? No, è successo di tutto. Prima è che dove stiamo andando. Prima è nelle puntate precedenti, ma tipo ieri. Cosa è successo? Allora, intanto abbiamo una voce fuori campo, cosa che non è mai successa. Esatto. Ma perché noi arriviamo dal matrimonio di Smilla e Maglio. Difficilissimo, scioglilingua, a Giovinazzo. Abbiamo attaccato al matrimonio di Smilla e Maglio a Giovinazzo la presentazione il giorno dopo a Bari, perché siamo vicini, è mezz'oretta di strada. Ma avendo praticamente una delegazione lì a Giovinazzo, e tra questi no, Super Mario, cioè, diciamo, cosa non lo so, io stavo facendo l'autostop, mi hanno caricato. No. E quindi va ora in onda la prima puntata del Sali con noi on tour, esatto. Capito? On the road. Oggi è Super Mario, domani chissà. Chissà. Tutte le librerie che ci ospitano rispondono a un questionario che ci serve per conoscerli un po' meglio, per conoscere il libraio o la libraia. E alla domanda, se non fossi libraia, cosa saresti ora? Francesca risponde, a giudicare dal modo in cui sono attratta dalla storia delle persone che incontro in libreria o dal modo in cui si confidano, forse avrei fatto la psicologa, ma anche la detective, sempre per lo stesso motivo. Invece alla domanda, cosa volevi fare da piccola? Mi ha risposto, la benzinaia degli autogrill. Mi piaceva molto l'odore della benzina, ma soprattutto la mazzetta di banconote che tiravano fuori al momento del pagamento. Una figura che associo da sempre al viaggio. Di persona.
che meraviglia! Ciao! Ciao! Ciao, buonasera a te! Ma che posto fantastico! Ciao, lei è Cristina! Ciao! Ciao! Ciao. Cristina, ciao, piacere! Ciao! Ciao. Grazie! Oh, no, sì, ma io mi sono innamorata di tutto, non va bene, allora rifacciamo la cosa bendati! Le storie molto spesso sono dietro l'angolo, ci sono storie che non ci si immagina, certo. E ci sono luoghi fatti da persone, no? Quindi basta algoritmi, basta click, poi sono utilissimi, ma è un'altra cosa. E quindi lei ci ha parlato di voi e allora noi siamo qua per questo. Grazie. Vedi? Noi nasciamo 7 anni fa. Noi, io e il mio collega Luca abbiamo deciso di avviare questa attività. È nata come un laboratorio del verde, nel senso che non è nata come una fioreria tradizionale, ma come proprio un concetto un po' diverso, con un occhio, una strizzatina al design e all'artigianato. E nel corso ovviamente del tempo ci siamo cresciuti, abbiamo inserito nel nostro laboratorio sempre più prodotti e insomma ci fa piacere proporre sempre qualcosa di diverso, di originale e c'è chi insomma come la stessa Francesca apprezza il nostro lavoro, infatti lei è una appassionata di fiori, spesso viene a prenderli da noi per dare un po' di profumo. No, ma io ad esempio io mi sono già innamorata, devo capire solo quale portarmi a casa. Quindi tu fai anche composizioni? Assolutamente, noi siamo dei fioristi, non dei fiorai, nel senso che il fiorista elabora il fiore, lo costruisce in composizioni, quindi crea qualcosa di artistico, dà un tocco in più a quella che è la semplice vendita del fiore. Quindi rimaniamo zona libreria, sì, zona sì. Campus. Diciamo che la zona, diciamo, secondo me l'edificio, penso che sia così perché ultimamente c'è stata la creazione delle reti civiche a Bari, divise per quartieri, e uno dei simboli che abbiamo utilizzato proprio per identificare il nostro quartiere, che poi è un quartiere ormai che si è unito a un altro, si chiama San Pasquale, Casa San Pasquale, è proprio questo edificio, perché è molto caratteristico, perché appunto riprende un po' le costruzioni tipiche che si trovano in Russia. Anche perché effettivamente è un complesso ortodosso russo, è stato creato all'epoca proprio per i pellegrini che venivano a Bari per San Nicola. Ma pensa a te! La mineria est, mineria è una trattoria che è proprio di fronte alla libreria, ci sono delle persone meravigliose con cui tra l'altro facciamo un sacco di collaborazioni. Loro mi hanno praticamente fatto conoscere il vino naturale, che è una cosa che io non conoscevo, perché loro sono tra i primi a Bari che propongono il vino naturale e hanno una cucina assolutamente del territorio, perché cucinano veramente le cose del posto. Lei è leccese, perché c'è un sacco di cose anche salentine, soprattutto le verdure. Ah, abbiamo qualcosa senza glutine? C'è sicuramente senza glutine. Hai visto? Eravamo una grotta lì allo sport. A voi. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, siamo arrivati dove dovevamo arrivare e stiamo andando dove dobbiamo andare. Quindi direi che abbiamo vinto, sì, no? Sì, meglio di così non si poteva fare. Assolutamente. Che bello. Ci rivediamo praticamente a Milano.
Ci rivediamo a Milano. Ci rivediamo a Milano. Ciao. Bella, ciao. Bene. Molto bene. Pronti? Abbiamo appena ricevuto questo messaggio. Vi aspetto presto per una tiella di patate, riso e cozze sul terrazzo. Dobbiamo tornare a Giovinazzo. Perché fa rima? Esatto, con terrazzo. Tieni ragazzi, che due giorni di fuoco. Sotto ogni aspetto ci sono 40 gradi all'ombra. Sì, 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 sì. In questo momento ce ne sono 33 fuori. 33 sono le 9:50 del 50. Mattino. Lei si chiama Ciao, sono Cristina Di Cagno. Si chiama Ciao anche, sì, proprio. Sì, sì, Ciao di nome, sono Cristina Di Cagno di cognome. È una bambolina che mi hanno regalato a Bari, alla libreria Campus. C'è una ragazza, architetto, che adesso fa queste bambole. Io ero vestita così a Torino. Vi abbiamo raccontato cose. Avete visto quante sì. cose vi abbiamo raccontato? Sì. E niente, adesso torniamo. Abbiamo queste 8 ore quasi. Siamo pronti a ritornare in autostrada. Sì. E siamo pronti a farvi sentire, ad ascoltare, vedere altre storie prossimamente. Anche perché la prossima tappa. Prossima tappa sarà con un nuovo mezzo di trasporto, attenzione. Sì. Non vi diciamo quale. Esatto. Nuovo mezzo di trasporto. Però vabbè, prossima tappa Lussemburgo. Qui è quando smette di funzionare l'aria condizionata in macchina. Siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, è stato... Io non so come tu faccia, Spampi, cioè nella vita precedente eri un camionista, no, eri un tassista. Sì, abusivo tra l'altro. Ah sì? Sì. Mai fatto ricevute? Mai fatto ricevute. Taxi, taxi, signore, pure taxi, 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 taxi. E quindi siamo arrivati. Bari-Milano? Bari-Milano, siamo appena arrivati, sono le 18:36 in questo momento. 18:36, ma soprattutto con questa cosa del vabbè, ma se anche uno si dimentica qualcosa, io peggio di Pollici, non sto lasciando pezzi di me ovunque. Ho lasciato la Polaroid a Vigevano, ho lasciato una camicia in un bed and breakfast, ho lasciato delle piante comprate alla libreria di Bari, siamo tornati indietro a prenderle perché... Niente, la testa non la perdo perché ce l'ho attaccata al collo. Meno male, dai. Per ora. Allora, oggi non possiamo chiudere il video perché? Facendo il tuo solito no, giochino. No, perché, è, perché giorno. È giorno. Però possiamo stare seduti in macchina fino al calar al del calar sole. Della notte. Così almeno possiamo fare questa cosa che io spengo la luce. Va bene. Oppure io faccio comunque questo gesto e tu, siccome sei bravo in post-produzione, mi fai il buio. Va bene, dai. Va allora, bene. Buonanotte a tutti quanti, parliamo a bassa voce perché sennò siamo arrivati. Sono le 6 del mattino. No, sono le 18:37 del mattino. E ci vediamo alla prossima che è Lussemburgo. Sei pronto? Vai. Devo fare click.